Parecchi cittadini hanno segnalato di aver affrontato non pochi disagi nel rivolgersi all'ufficio Tributi. C'è chi non è riuscito a prendere un appuntamento via telefono, chi ha provato via email ricevendo solo la conferma che la richiesta era stata protocollata, ma senza che fosse fissato un appuntamento. E ancora chi si è sentito rispondere di recarsi all'ufficio di Via De Gasperi anche senza appuntamento, ma nei giorni scorsi diverse persone hanno dovuto attendere sotto il sole. Disguido quest'ultimo risolto nelle ultime 24 ore, visto che è stato consentito l'accesso anche agli utenti in attesa. La speranza è che da settembre con i nuovi innesti a livello di personale la situazione possa migliorare. Sulla vicenda abbiamo sentito l'assessore comunale Luciana Camizzi, la quale ha effettuato un sopralluogo nella giornata di mercoledì e inoltre ha specificato che ogni giovedì dalle 9.30 alle 12 riceverà sempre nei locali dell'ufficio tributi i cittadini che vorranno esprimere i loro dubbi. Tutti gli appuntamenti che vengono presi telefonicamente chiamandolo 0934 74 822 vengono programmati e quindi l'utente andrà nel il giorno in cui eh, ha l'appuntamento. Per tutti coloro i quali invece eh, vanno all'ufficio tributi senza appuntamenti, eh, noi mh, li stiamo facendo entrare, quindi entrano sulle scale ed entrano anche nell'area antistante proprio per evitare di lasciarli sotto il caldo e sotto il sole eh, rovente come è successo nelle scorse settimane. Eh, le persone che si stanno recando in questo momento prevalentemente eh, lamentano la mancata ricezione dell'Atari. Io voglio tranquillizzare tutti che coloro i quali eh, avessero richiesto l'invio tram tramite mail, verrà fatto un secondo invio e chiedo di controllare lo spam perché molte volte queste, queste email vanno nella posta indesiderata. La, comunque la, la mail, cioè la letaria ordinaria sta arrivando eppure anche se dovesse arrivare in ritardo non deve essere pagato nessun interesse moratorio, quindi voglio tranquillizzare i cittadini che anche se lo volessero pagare a rate e dovesse arrivare domani, i ratari pagano la prima rata senza l'applicazione di, eh, di alcun interesse.